Buonasera, buonasera a tutti amici e amiche di Opera Libera, buonasera appassionati d'opera, buonasera a tutti, siamo qui in diretta per la nostra prima puntata di Opera Libera conduce parole e note. Siamo felicissime di avere qui con noi la grandissima, meravigliosa Maria Dragoni e lascio subito la parola alla nostra conduttrice Paola che ci guiderà nel percorso alla scoperta del soprano drammatico di agilità. Ciao a tutti, grazie Margherita. Sono molto contenta di avere qui con noi Maria Dragoni, un grande soprano drammatico di agilità che ci potrà finalmente illustrare questa vocalità. Le do subito il benvenuto. Ciao Maria, benvenuta. Buonasera e grazie per avermi invitata. Parlo volentieri di questo argomento. Grazie a te per aver E accettato il nostro invito. grazie, veramente non sono sviolinate, noi sappiamo No, entrambe quanto amiamo Bellini. Oggi è il esatto. giorno, oggi è il compleanno di Bellini, il 3 novembre, 220 anni fa nasceva Bellini. E neanche a Grande farla apposta. compositore. Sì. Questo tema è inerente perché lui scrisse proprio per vocalità di soprano drammatico d'agilità. Esatto, la vogliamo un Quando... po' spiegare, contestualizzare, da dove Sì, molto nasce? semplice. Questo termine è stato coniato da Eugenio Gara per Maria Callas. È un termine, diciamo, moderno. Prima si chiamava cantante di bravura. La Malibran, la Pasta erano cantanti di bravura, però a rigore quando l'ha fatto la Callas questo fatto di ripristinare questa vocalità si sarebbe dovuta chiamare di super bravura, perché la Callas oltre al repertorio dell'Ottocento aggiungeva il verismo e quindi hanno coniato questo termine, soprano drammatico d'agilità. Ma quando? Non quando lei cantava Nabucco, Trovatore, queste cose qui. O la Gioconda, no, quando cantò per caso, perché sostituì una grandissima che era Margherita Carosio, di un lirico leggero in Puritania a Venezia. E quindi lì è nata questa cosa, questa grande scoperta, questa rivoluzione callassiana di ridare a certe voci, a certi repertori la vocalità giusta. Ecco. Esatto, no? In Puritania infatti ha la vocalità adatta, no? Per impersonare Elvira. Noi sappiamo come canta bene qui la voce. Come dico spesso io, si sente il duolo nella voce, sia nei puritani così come in sonnambula. E questa vocalità permette anche queste interpretazioni, oltre al talento naturale che una cantante ha. Esatto, però secondo me, purtroppo non si dà abbastanza importanza a questa scoperta della Callas. Spesso molti provano antipatia per questa geniale scoperta e vorrebbero tornare, anzi, riportare pure la norma ai lirico leggeri, L'abbiamo visto e sentito. che ne sapevamo, ma io ho un fascicolo così di critiche di Maria Malibran che spiegavano appunto che aveva una voce potente, scura, estesa. Quindi che ci vuole a capire? Anche poi la scrittura stessa fa capire che ci vuole quel tipo di vocalità. E Ancora anche di le più lettere di questa vocalità. Bellini. Esatto. Quel libro di Passura, per Esatto. esempio, l'hai letto, no? È È bellissimo. molto bello. Io non capisco. Sì, dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, per esempio, c'è un'opera che proprio era stata scritta per Maria Malibran. Per il San Carlo, l'Inés de Castro, che in questo secolo XX l'ho cantata io, l'ho firmata in disco, Bon Giovanni, cioè è Sì. stata firmata in disco. Anche quella ebbe un successo così grande al San Carlo che il re dovette dire basta con le chiamate al proscenio perché mi sono stancato, ci devono essere più di 10, non ci devono essere. Allora, che succede? Che queste opere, perché le devo cantare solo io, eccetera? Soffro di questo perché sono opere bellissime e secondo me bisognerebbe fare proprio un'accademia, una scuola
per il soprano drammatico d'agilità. Sì, condivido. Soprattutto. Assolutamente. No, volevo soltanto dire che è vero che noi non sappiamo come cantava la Malibran, non abbiamo il documento sonoro che lo provi, però basta anche leggere le lettere di Bellini come, che descrive come Norma, ad esempio, può, deve essere un personaggio enciclopedico con la cosiddetta vocalità di sbalzo, quindi è una prova per capire come certi ruoli devono tornare a questa vocalità, sebbene il drammatico di agilità sia raro, non, ahimè, non ne abbiamo tanti, No, tanti nel soprani. XX secolo, dopo la Oggi Cala, almeno. ce ne Sì. sono stati due o tre, cinque, non Esatto. so. Come italiana c'ero e ci sono, non ci sono mai stati. L'unica italiana che è un soprano drammatico d'agilità, e vorrei far spiegare. Andate su YouTube e troverete il mio Nabucco, la mia Gioconda, la mia Turandot e nel contempo la mia Sonnambula con i Soprabuti. Questo è. Sono due soprani mischiati insieme. Come la Dimitrov e la De Via mischiati insieme. Questo è il drammatico d'agilità, ma che ci Ecco, vuole a capirlo? esatto. Perché mi E tra l'altro, arrabbio, perché ho... no, lo devo dire. Cioè, scusa che non ti faccio parlare, però volevo no, dire, figurati. perché dicono la grandissima che ho adorato, Mina, ma come può essere un soprano drammatico d'agilità che non è proprio un soprano? Che c'entra? Confondete le idee. Lei c'ha una voce acuta. Non c'ha le basse realmente, le fa perché genialità, però che c'entra? Che ne sappiamo? Se avesse studiato la lirica, magari sarebbe stato un Esatto. grande collocatura, come la De E Via, per poi è una dire. cantante di musica leggera, quindi non mi sembra il caso di fare Appunto, confusione con certa terminologia. no, Così proprio com'è. non ho più speranza. Esatto. Noi oggi ne stiamo parlando, mi si apre un po' il cuore alla speranza, però sono veramente avvilita del fatto che stanno facendo un casino che metà basterebbe, non possono dare norma ai lirico leggeri. Non si può, Sì. non devono capire. E quando uno mi viene a dire, ma non è adatta a te, Sonnambula, non è adatta a te. Io quando la cantai al San Carlo venne giù il teatro e che erano tutti scemi. Ma no, ma assolutamente, Amina ha dei passaggi dove tocca anche note gravi ed è difficile che un soprano leggero le faccia risuonare così sonoramente, Amina così come Norma. Quindi io Ma come le condivido il fa tuo però? discorso. Come? Dai, non voglio offendere, però Appunto, come le fa? no, no, Non sono come esatto. quelle di Milva. Le No, certo, fa no, dico. artificiosamente con modo Sì, geniale. Poi sì. soprattutto non si può parlare di lirico, soprano. Quale soprano? È una voce leggera, di musica naturale, una impostazione naturale. Quindi Sì, non sono sì. d'accordo con. Ma infatti io diciamo che anche l'interpretazione di Norma affidata a un soprano leggero diventa un'altra cosa. Allora, Purtroppo non è più sai chi è che ha più la detto vocalità bene questa enciclopedica. cosa? Sì. Fu proprio Gualerzi, il grande Ah, critico Giorgio Giorgio Gualerzi, Gualerzi. grande. Disse: Sì. anestetizzano, anestetizzano le intenzioni del compositore. Perché quando c'è da fare sangue romano con quell'impeto, con Bravo, quella gittata di suono, non viene bravo, l'effetto. esatto. Questo ha La detto potenza Gualerzi. del suono, no? Lui ha detto Oppure il giusto Miaman, proprio questo. Beh, appunto, cioè, si ciò non perde, si toglie che perde. comunque la si potrebbe fare, però certo io non sono d'accordo con quella giustificazione che siccome non abbiamo sentito la Pasta, la Malibran, allora la potrebbero cantare tutti. Basta andare a leggere le lettere di Bellini. Ci vorrebbe anche un po' di volontà Poi nel anche ripristinare una non tradizione. sono pubbliche, però io ho le recensioni dell'epoca, però più di Sì. tutti basta guardare lo spartito, si Ecco. comprende per come è scritto che non può essere una voce flebile, una voce debole in quel settore, questo è chiaro. C'è Quindi poi molta ci volontà sono, forse di far cantare tanti per soprani o esempio, di un far provare. grandissimo Esatto. soprano. Come Mariella Devi è talmente brava che ci è riuscita nonostante non Certo. avesse i mezzi, perché sa cantare talmente bene. Però pure Orietta Berti sa cantare bene. Allora, ma non è che diamo la norma a Orietta Berti, scusa, No, voglio dire. certo. No, spieghiamo agli amici che non vuole essere un discorso offensivo, è un discorso molto No, reale che anch'io condivido. che Cioè, non deve disorientare i giovani non si ecco. possono disorientare continuamente, non ci capiscono più niente e cantano tutto quello che capita. Esatto.
sogni E questo importanti. induce anche a tanta confusione, forse anche a troppa, non voglio dire arroganza, ma esuberanza nella scelta del repertorio. Quanti ragazzi vogliono essere subito drammatici o quanti soprani magari desiderano essere norma quando dovrebbero fare invece un percorso diverso o hanno anche altre vocalità che non siano quella da drammatico e bisognerebbe Ma poi ci dirglielo sono questo. delle opere bellissime. Prendiamo Tito Schipa, che Sì. era una voce di grazia, e allo stesso modo Toti Dal Monte. Queste voci esprimevano il bello, c'è cioè anche il bello dell'elegiaco. Non è che uno Ecco. per forza deve avere una. Se tu ti coltivi bene la vocalità, che è in quel versante, se è una voce così, anche Luciana Serra. Perché Sì. è lo stesso valido, è una cosa bellissima sentire, non so, quelle opere cantate come il, che ne so, la Capuliete Lacrimè, per Monte. esempio. Ah, sì. Sì. È un tipo di vocalità adatta a queste opere qui, e quindi anche quelle voci lì sono validissime, non Ma bisogna. certo, non togliamo nulla a nessuno. No. Quindi, no, ma infatti, per esempio, ecco, Bellini, una Giulietta, un soprano lirico puro potrebbe cantare benissimo Capuletti e Montecchi, ma comunque No, rimane un soprano belliniano, ecco. sì, Cioè, non no, c'è comunque. necessità di buttarsi su questo drammatico di agilità quando non lo si è, anche perché poi a volte le corde vocali ne potrebbero anche risentire, diciamolo. Come no? No? Comunque, voglio dire, Sì. noi dobbiamo appunto sperare che si dia più importanza proprio nella formazione di questa vocalità. Sì, che non Cioè, nasce in natura, sì. spieghiamolo. Si sta salutando Guido Villa. Ciao Ah, ciao Guido, Guido! Grazie per la legionista lettura dei della commenti. Scala, grande, grande appassionato di lirica. E quindi, ma poi volevo dire, molto Sì. importante formare la simpatia. Ha detto il massimo della simpatia, Maria Dragone. Eh beh, Che Guido è un tuo carino. ammiratore da sempre, quindi, Beh, sì. ma Io poi hai ragione. volevo tornare sulla vocalità. Sì. Allora, il trattato Garcia, Ecco, che mia madre, che è un spieghiamo. genietto e che è tutta appassionata di cultura, mi ha trovato in biblioteca a Napoli i due Sì. trattati, prima ancora che si potesse. Ciao Loredana, grazie. Ciao, Loredana Azzè, giusto? Sì. Allora, nel trattato Garcia, che è validissimo perché aiuta, ci è spiegato come studiare in un luogo non sordo, prima cosa, in un luogo già con l'eco, in modo che non si fa lo sforzo Sì. di cantare, studiare tipo 10 minuti, un quarto d'ora e fermarsi, riposare e poi riprendere. Perché tutto questo? Perché per fare il drammatico d'agilità ci vuole la duttilità, la elasticità e la morbidezza. Io adesso sto facendo delle masterclass a Napoli, è proprio un'accademia che si chiama Bellini, però adesso abbiamo cambiato sede. Però voglio dire, questa vocalità punta tutto sulla morbidezza, la flessibilità del suono, perché noi siamo strumenti. È inutile dire che una voce è verista oppure bel cantista, perché non è Ecco, sì, vero. infatti approfondiamo questo Il concetto violino è un di questo bellissimo. aggettivo verista, no? Come cantare Io anche il dico verismo se un sempre. drammatico di agilità può farlo e se no ormai è anche No, verista. io volevo dire questo: un Sì. violino o un oboe, non dirà Sì, mai io sono certo. un oboe verista o un oboe bel Esatto. cantista. È uno strumento. La differenza è che, soprattutto nel verismo, non ci sono le agilità. Però io ho letto sempre nel trattato Garcia che nella norma proprio ci sono degli Ecco, accenti, bravo. dei gridi. Quando uccidi figli, ah, Seguilo, fa no? questo Esatto. grido. E Sì. allora questo sembrerebbe verismo, invece è espressività. Non ci sarà mai un bel canto, un bel cantismo asettico senza temperamento. La Malibra, quando diceva seguilo ad Adalgisa, pigliava il braccio, la buttava con gesto alquanto Esatto, verista, ecco. potremmo dire. Sì. Quindi l'espressività ci deve essere lì, e nel verismo non ci deve essere che uno si sbraca, ci deve Bravo. l'eleganza, ci sono momenti poetici.
Tutto questo si trasforma in un nome, tutto questo, la regina, l'imperatrice del bel canto ha un nome, Maria Callas, e non mi venite a dire che non è così, perché lei aveva capito tutto. Era la prima che diceva dovete cantare Mozart come Puccini, sempre con la voce educata bene. Esatto, il suono incanalato, no? Mai spinto, mai urlato. Quando dici libera il suono, bisogna vedere se liberare il suono significa andare a fronde e limone, come si dice, cioè fronde e limone. Sì. Ma il suono va Certo. canalizzato, la linea di Sì. canto va canalizzata. Non è che liberare la gola, quello sì, il respiro, Certo. però poi il suono va condotto come in un binario. Esatto, cioè la voce deve staccarsi dal corpo per volume, non perché Esatto. spingi col diaframma, ecco. Invece vogliamo entrare nel vivo della serata, parlando della Malibran e di questa cadenza in sonnambula, l'opera tra l'altro, una delle opere che ti ha resa celebre. Celebre. Sì, io l'ho cantata, lui sta parlando dell'Inés de Castro, infatti, quella era un'opera Sì. scritta per la Malibran. Io adesso non vedo più Vero. niente perché ce l'ha scritta. Ah, ecco. Allora, questa cadenza io l'ho scoperta nel Ricci, a pagina 81, e ho visto che non la fa nessuno. Allora io arditamente l'ho fatta in un concerto. Ricordo ancora gli orchestrali che stavano disorientati, dice, ma che sta facendo impazzita? Perché è folle? Allora, questa cadenza assomiglia alla scrittura di dopo di Inés de Castro. E quindi, per dire, questa cadenza è proprio folle. Se vuoi te la faccio Dai, sentire. faccela sentire in diretta. Vabbè che così, senza accompagnamento musicale, no, però. Intanto ringraziamo Maria per la disponibilità. No, Eh volevo dire, sì, intanto ti ringraziamo per la disponibilità di eseguire anche esempi in diretta senza rete, quindi. vediamo, proviamo. Da sola non può dire molto, però per far capire com'è strana questa Certo. cadenza e com'è ardita. Cadenza di 2 ottave, no? Come il Nabucco. Esatto, Allora, ecco. Questo è il canto di sbalzo di cui tanto si parla. Questo è il drammatico di agilità. appunto, c'è questo. Io quando cantai la sonnambula e misi quel fa sovracuto, il teatro cadde perché una voce Meraviglioso. drammatica potente, nessuno se l'immagina. Certo. Mo lo faccio pure mo, io questa sono vecchietta, di Dai, vai 60 anni. Maria. Vediamo se trovo la nota, perché io ce l'ho il diavolo. La si do Mamma mia, bravissima! Cioè, te lo faccio io Zaccitto, no, l'applauso a nome di aspetta. tutti noi! Bravissima! Brava. Ecco! Ma no, ma io voglio solo dimostrare Ma che sì! a questa età, io ho 60 anni e passa, ancora Maria, ma non viva. si Allora, dice! io lo dico e basta, che fa? Però voglio dire, capito? Certo! Questa cosa. Ciao Andrea Raiti, il mio Ah, la ammiratore conosco. proprio. Sì, grazie. Allora, voglio dire, è importante far capire che con la tecnica e questo metodo Garcia, l'elasticità ti porta ad avere anche quest'età. Non dire che poi si perdono, non si perdono. Io quello che ho perso un po' la salute, perché ho avuto gravi problemi di Certo. salute che non sto qua a dire, perciò mi sono dovuta allontanare e spero sempre di tornare. Perché la voce per me è un dolore essermi allontanata dalle scene, Certo. però ho avuto problemi gravissimi di salute. Lo dico Sì, pure in questo sappiamo. libro che è appena uscito, si chiama La Sirena di Procida, e Esatto, un quello libro si molto bello che vede. ho letto e che consiglio. E niente, così, quindi secondo me in linee generali penso che abbiamo fatto capire abbastanza che cos'è questo famoso soprano drammatico d'agilità.
Sì, certo, E abbiamo detto secondo me. praticamente tutto. Sì, e io spero che ci siano anche. Cosa scrivono? Guarda che sta a dire Guido Viletto, Maria, mi si sono rotti i vetri a casa. Basta, ti ricordi che volevamo Guido. dire un'altra cosa? Ti Sì, prego, tanto abbiamo ricordi? ancora un po' di tempo. Volevamo dire che la Malebra, come me, entrambe siamo anche pittrici. Ho fatto proprio il liceo Ah, artistico, dietro c'è certo. un quadro che ho ripreso un po' e adesso voglio farlo questo quadro. E allora perché lo dico? Perché nella pittura bisogna avere tanta pazienza, ma tanta. Ed ecco, questa, non so se la Callas dipingesse, però comunque ci vuole una pazienza, proprio come il pittore che deve andare a rivedere per fare certe le ciglia, le sopracciglia, le cose, Certo, bisogna avere il una. dettaglio, E l'attenzione al questo. cesello, no? Il Sì. dettaglio. E la Malera ha colpito che aveva anche lei questa bravura nel dipingere nei ritratti proprio. E secondo me queste cose, bisogna fare queste affinità fra la pittura, il liceo, io il conservatorio lo imposterei tutto nuovo, proprio obbligatoriamente, anche le materie come la pittura, no? Non Per dico far capire la l'inglese, anche pazienza, no? È il lavoro certosino che bisogna fare sulla vocalità. dovrebbe essere d'obbligo pure l'inglese, ma non c'entra niente, però l'inglese Sì, quando molto viaggi. giusto. Sì, Comunque, ecco, perché abbiamo detto. Sì. una lingua straniera va comunque imparata sempre e anche in altri settori. Bene, comunque Io ho spero che imparato sia questo. stata. Dimmi, dimmi. Sì, dimmi tu. No, dicevo, spero che sia stata una puntata interessante. Personalmente posso dire che con Maria ho avuto lunghe conversazioni anni fa e su questa tematica del drammatico di agilità, ecco, mi sono totalmente E fatta io una già cultura. compresi, non so se ti ricordi, fui proprio a dirti tu devi fare la musicologa e sono Sì. così felice quando ho saputo che ti sei laureata proprio in quella materia, perché ho detto Grazie, tu hai sì. troppo interesse per questa materia Sì. e tu proprio sarai una delle più grandi musicologhe Oddio, del mondo. no, no, non Complimenti, è Maria. pagato, eh? Non ci siamo messe d'accordo, eh? Noi ci stimiamo perché ho imparato a Allora, stimare ed apprezzare Beppe Maria da Vercucelli sta sempre. dicendo una cosa del Sì? tutto errata. Angeles Gurin non era affatto un drammatico d'agilità, come non lo è la Pirozzi, non lo è la Dimitrov. Sono drammatici con buone agilità. Abbiamo appena. Vedi che è inutile dirle queste trasmissioni, perché tanto non lo No, vogliono no, 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 è capire che il inutile, no, drammatico questo no. d'agilità è uno che canta il repertorio drammatico con buona agilità, poi deve fare i sopracuti. Poi deve fare il repertorio lirico leggero di Toti dal Monte, questo è il drammatico d'agilità. Che Ma noi Gurin, speriamo Gurin, ma sempre di come? fare luce con queste trasmissioni, E quindi. come facciamo? Come dobbiamo fare? Come? Non ho più speranze, è No, assurdo. dai, comunque. E invece sei stata molto chiara, penso che il messaggio arriverà ai nostri amici in maniera molto così, Speriamo. molto, molto Sono dei chiara. Chi grandissimi, la non vuol Suliotis è un capire? grandissimo soprano, Certo. ma non era un drammatico d'agilità. Invece lo è la Teodosiù, invece lo è la Netrebko, perché tu devi trovare chi fa su YouTube Turandot e nel contempo sonnambulo con i sopracuti. Sì, Questa certo, è una scelta, è una è una cosa scelta. molto semplice. Non è che siamo meglio o peggio di qualcun altro. No, Abbiamo certo. questa caratteristica. È una caratteristica. Certo, è una scelta anche di Esatto, come educare la voce. è un'indole. Sì, assolutamente. Comunque, spero Comunque sì. ancora che. Io lo so, la Gulin aveva una voce straordinaria di soprano drammatico, ma non mi Sì, risulta su certo. YouTube. Poi, se sbaglio, voglio andare a cercare. Adesso mi ha incuriosito, voglio vedere se trovo la sonnambula Sì, della Gulin. certo. Io me la ricordo in un Al Bravissimo. Jazeera, in una bella edizione della Rai, però insomma, sì, grande, Vabbè, grande certo, lì voce, ci sono Alzira le di agilità, Verdi. ma non è la Sì. stessa cosa. Io devo trovare proprio l'acme, cioè l'acme per dire proprio le L'acme, opere sì. leggere. Sì. Perché se no non vale il discorso. Noi stiamo cercando di far luce e Certo, spero ma che questo. certo, io sono molto Ringrazio. fiduciosa anche che un giorno arrivi un soprano che sia un drammatico di agilità. E Comunque ti speriamo, per ringraziamo. ora non si vede all'orizzonte, minimamente. Però, Vedo dai, tanto rimaniamo le stelle più fiduciosi. lunghe. E certo, pure io ce l'ho questa fiducia, però
Però vedo persone che si illudono di esserlo perché hanno una voce un po' scura. Ti Sì. devi cimentare, ti C'è devi tanto da fare cimentare. ancora, c'è Sì. da lavorare, però insomma. Ah, speriamo bene, veramente. Me lo auguro anche Comunque per voi. ti ringraziamo tanto per aver partecipato e per essere stata con noi. Speriamo tu possa tornare presto. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità di dire queste cose alle quali tengo molto. Io ho dato tutta la vita per questo e spero di ancora continuare, ecco, Grazie di mille. darle, veramente di darle queste Certo, anche notizie. attraverso lezioni, masterclass, lo stai già facendo. Certo. Grazie Allora, mille, grazie comunque vi veramente. salutiamo. Saluti a tutti, speriamo di avervi interessato, eh? Sono sicura di sì, salutiamo tutti gli amici di Opera Libera e presto vi sveleremo quale sarà il nostro prossimo ospite. Ciao a tutti e buona serata. In bocca al lupo per la prossima trasmissione. Buonasera. Evviva Viva! Ciao, grazie ancora. Viva Bellini! Bellini! Ciao Andrea! Ciao! Ciao Paola! Ciao, grazie ancora.